Non ricordo quanti anni avessi la prima volta che i miei genitori mi portarono a teatro. Evidentemente dovevo essere molto piccola. Di quel giorno mi sono rimaste addosso le emozioni e tuttora sono le mie più care compagne di viaggio. Dio solo sa quante volte ho ricercato quel profumo. Qualcosa come legno, vecchi tessuti e carta stampata. Ogni occasione era la più importante della mia vita. Non avrei mai potuto lasciarmela scappare, così mi sono addentrata tra liriche, spettacoli in prosa e cabaret, alla ricerca del teatro, quello più alto, quello che non andava recitato e che ormai era diventato la mia ossessione. Avere un pensiero unico, assiduo, in tutte le ore, in tutti gli attimi. Non concepire altra felicità che quella sovrumana, irraggiata dalla sola tua presenza sull'esser mio. Più mi avvicinavo all'autenticità della rappresentazione, più la malinconia mi assaliva. Stavo cercando un'emozione ed ero vicina a trovarla, ma c'era qualcosa di sbagliato nella mia battaglia. Un giorno degli amici mi parlarono di una scuola di teatro. Avevo fatto un paio di corsi alle scuole medie, ma non avevo mai considerato l'idea di salire sul palco. Quel giorno non avrei mai potuto immaginare quello che sarebbe diventato per me recitare. E credere in te soltanto, giurare in te soltanto, riporre in te soltanto, la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quel che sogno e tutto quel che spero. Arrivare al pubblico e ricevere dal pubblico, una sorta di comunione. Quella era l'esperienza che cercavo e che si è rivelata come la più completa e autentica delle terapie.